fratellini e radiori, amici di facebook, YouTube e instagram buonasera a tutti ragazzi ah, bentornati sul canale buon lunedì lunedì oggi caldo oggi caldo, non si capisce un gas pure ieri, ieri pomeriggio ragazzi non ve lo dico proprio ieri appunto non ho visto la partita in diretta perché siamo, siamo stati fuori dalle 3 del pomeriggio siamo tornati a casa alle 9 meno 20 cioè <ride> un torneo infinito un caldo della madonna, veramente, cotti cotti. Tant'è che poi doccia, ho mangiato qualcosa al volo e ho visto la partita fino a mezzanotte. E stamattina ho potuto dire qualcosa. Però non era completo il video, perché giustamente qualcuno ha scritto sì, ma parli solo di Gagliardini». Ma di vabbè, era il, 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 il piatto prelibato era quello, perché... Perché devo essere sincero, leggendo i messaggi di alcuni di voi, in diversi l'avete scritto. È vera sta cosa che sembra quasi che la... Cioè, sembra quasi volerlo farla... Cioè, il fatto che poi vada anche a protestare con l'arbitro, cioè, ma cazzo, ma non ti rendi conto dei falli che hai fatto? Uno più brutto e più, più stupido dell'altro. Quindi l'ha fatto apposta? Perché si era già lamentato cinque mesi fa. Vi ricordate eh, il minutaggio? A giugno vedrò cosa fare. Ecco, questo devi fare. Te sè, come dicono in Trentino al tuo e mi consciente a cribio. Quindi... Ieri mattina, il giorno del football, si è detto, speriamo che Gagliardini e Correa, insomma, allora, uno, eh, ne abbiamo parlato stamattina, l'altro, il Tuku, questo sconosciuto. Niente, non, non, niente da fare, cioè l'ho vista la partita, sì, ha provato a fare qualche 1-2 all'inizio con Luca, qualcosa, ma niente di che, cioè, niente di che. Tant'è che guarda caso come esce Correa, ma non è la prima volta entra Lautaro, Lukaku cambia, Lukaku segna, o Lukaku fa assist, e sarà un cazzo di caso, perché chi gioca con Lautaro gioca bene, chi gioca con Correa fa cacare, c'è poco da fare, è così, e l'abbiamo visto, Gekko Correa, Gekko Lautaro tanta roba, è proprio lui che intristisce il suo compagno a fianco, poi dice, vabbè, ma almeno qualcosa di personale, perché cazzo le doti ce le hai? Niente, niente di che, niente niente assoluto, il nulla assoluto. Uno spera sempre, dice: cazzo, fai una doppietta, fai qualcosa, amiche. niente da fare, niente, proprio... E quindi di conseguenza anche le, le, gli attaccanti che gli giocano accanto, non abbiamo ancora visto, l'abbiamo vista due mezze volte la coppia tango argentino con Lautaro. Però se guardiamo, Lukaku è proprio un chiaro esempio cioè Lukaku già è un diesel. No? Perché lo vediamo, non, non parte subito, però poi se entra Lautaro cambia. Sia che sia assist sia che sia gol. Tant'è che anche ieri comunque si è partiti in 9, fondamentalmente e è chiuso il primo tempo in 8, ecco, perché poi <ride> però lì, ripeto, io cioè stamattina ho parlato del mister perché dico, cazzo, ma è possibile che... Eh, io ho fatto l'esempio di Bastoni perché fu eclatante. Cioè, come lo ammonisce, e lo toglie. Vi ricordate, no? Ce n'era anche un altro che era stato ammonito con la partita, ma non mi ricordo chi. Ma mi ricordo che il Briscola, che si incazzò anche quando uscì. Che però a me quelle cose lì non piacciono comunque. A me quelle... quelle... Siamo le solite, siamo. Chi parla troppo, chi fa quelle, quelle sceneggiate. Spogliatoio non, non, non devono venire fuori queste cose. Detto questo, però... Mi hai fatto vedere che ti cacchi sotto e poi. Non era. Cioè, c'erano tutte le avvisaglie ieri. Perché qualcuno mi ha scritto: No, vabbè, ma dai, aspettava la fine del primo tempo. Ma non devi aspettare! Ma non lo vedi! Ma non lo vedi, e ti fidi di uno che ti dice: Sì, sì, non ti preoccupare, ma non l'hai visto dall'inizio! Ma non è tanto quello! Ho fatto l'esempio stamattina. Togliete la partita di ieri. Ogni qualvolta l'ha buttato dentro. L'ha buttato dentro sempre, perché Aslani, mai, lui sempre. Sempre falli del cazzo. Sempre fare del cazzo da munizioni, tante volte era scampato la munizione, Fare del cazzo. Sempre in ritardo, scordinato. Quindi, ieri a maggior ragione parte titolare, parte subito così, ma minchia subito, prima di subito lo devi togliere. Quello è. Eh. Poi per il resto, lo ripeto, il turnover ci sta, ci sta e comunque anche... Io ho detto ieri mattina, qualcuno mi ha scritto, no ma Diego ma cosa dici, non hai visto le statistiche, cioè le pallonate, cioè... Ho capito, ho capito. Ma anche noi abbiamo fatto delle partite dove abbiamo fatto 20 azioni da gol e non abbiamo vinto. Ieri mattina dicevo, io a me un pareggino a Napoli ci starebbe. E ieri, e poi il video di stamattina ho detto, comunque cazzo, tu con 8 undicesimi di riserve e con un pirla che si è fatto cacciare in 10 contro 11, l'avevi agguantata, mettendo dentro 2 o 3 titolari, ma quelli erano agguerriti a Satanai. Perché anche qualche Napoletano, ah, eh, eh. minchia, calmi, raga, calmi. Calmi, sì, avete battuto l'Inter, ma cazzo, ma chi c'era in campo? Io ho visto la formazione del Napoli, ho visto poi la partita. Cioè, loro l'hanno giocato perché? Perché eravamo gli unici che li avevano battuti, i primi a batterli. Siamo stati i primi a batterli, se vi ricordate, a gennaio. Ma calmi, napoletani, mica che ci prendete per il culo a noi, ma che cazzo? Cioè, io ho fatto i complimenti al Napoli che ha strameritato, ma se vi deve trasformare così, cazzo, allora sì che li vincete tra 30 anni se siete a sti livelli. Perché veramente, cioè, venire a fare le pulce a uno che comunque nel suo piccolo qualcosa la porta a casa, eh, ogni tanto, e si è detto pure complimenti perché l'ha stravinto. E deficienti noi. Perché se andiamo a vedere, dodicesima sconfitta, sì, ma siamo tutti là, siamo. Quindi non è solo l'Inter che ha fatto cacare, ok? In campionato. Ehm... E quindi niente, la situazione, situazione attaccanti è questa. Adesso, oggi è antivigilia. Adesso parliamo un attimino della Coppa Italia. Antivigilia... Ehm. Vabbè ragazzi, mi devo incazzare. Cioè, non è, non è che mi devo... No, ci dobbiamo incazzare. Ci, 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 noi ci dovremmo incazzare perché... Vi ricordate Sozza, l'arbitro Sozza, che fecero un casino perché era di Monza e doveva arbitrare l'Inter? Non mi ricordo contro chi, chi cazzo doveva giocare con noi. Oppure era di Roma, non mi ricordo. Avevano montato su una Tarantella un cinema. Quindi, la simpatica Lega Calcio, perché è simpatica, è bizzarra, è simpatica. Non solo ci mette Inter a Taranta il sabato invece di metterla lunedì, però decidono, Damblé, di darci i rati che tu non vai a vedere le statistiche, cazzo, ma errati. Comunque le statistiche con l'Inter sono buone, sì. Peccato che errati di Firenze. E è un toscano, errati. O okay, che l'Italia è tanto grossa. E ci sono tante regioni. Non si poteva prendere uno della laguna, ah, eh? ciò. Non si poteva. Eh? Un, gazzo di, un, un calabrese, uno de, della Calabria, non c'era. Un gazzo di Pugliese, arbitro Puglia, non c'era. No, errati di Firenze. Il Rati di Firenze arbitrerà la finale di Coppa Italia inter Fiorentina. e non me ne chiama un cazzo che i precedenti sono buoni. Ma non ha senso. Oppure ha un senso, ma solo per chi fa queste cose. Perché qui sì, che dovrebbe, Dovremmo fare noi bordello per sta roba qui. Ma che cazzo è? Non ce n'erano altri di arbitri? No, proprio uno di Firenze. Va bene, va bene, non lo so. Mettiamo anche l'inno della viola all'inizio. Vi ricordate? Adesso parliamo un attimo, anche. Eh, perché oggi è il 22 maggio. Vi ricordate quando iniziò tutto? Il famoso 5 maggio del 2010. Che Mourinho si incazzò come una bestia. Eh? Inter Roma, Roma Inter, finale di Coppa Italia, il Stadio Olimpico dovrebbe essere neutro. Parte l'inno grazie a Roma. E Mourinho che parte all'attacco subito damblé. Quindi, non so, metteteli anche l'inno oh, Fiorentina. E avete fatto proprio, ok? Io spero che vada tutto bene, nel senso che sia una partita bella, combattuta e vinca il migliore, ma perdonatemi, ne abbiamo di regioni in Italia eh? e ne abbiamo di arbitri di altre regioni, cioè proprio errati di Firenze. Vabbè. Chiudiamo il video ragazzi, dicendo che appunto oggi è, oggi è il 22 maggio, io vi ho fatto vedere come l'ho festeggiato, se volete andare a vedere il mio, il mio 22 maggio del 2010, che si vede anche lì molto culo, eh? il culo in Duomo e il culo nella, nella via dove abitavo 13 anni fa praticamente il culo l'ho mostrato ovunque e, um, è il primo video è il mio essere interista, il primo video la parte finale perché arriva fino al triplete poi ci sono gli altri due, però se volete vedere appunto come avevo passato il, la, la serata da campioni la serata della Champions sono già passati 13 anni ragazzi cazzo. 13 anni e ci ritroviamo tra, tra meno eh, cosa mancano ormai 8 neanche 20 giorni neanche 20 giorni e vivremo, vivremo comunque quell'emozione quel sogno di, di una finale di champions noi interisti non siamo abituati eh, quindi è, è una cosa fantastica insomma l'altro ieri è venuto qua mio cognato che era uno di quei ragazzi che io allenavo lui è un classe 98 e gli ho detto, Dai, sai che oggi ti pensavo? Dicevo, minchia. Perché? Perché se andate a vedere quel video lo vedete, il bambino piccolo è il mio cognato. Cioè, <ride> quindi lui si è goduto, cioè, comunque due finali. Poi vediamo se si la gode questa qui. Comunque due finali le vede. Cazzo, eh, io ho dovuto aspettare una cifra per vederne una. E adesso ci gusteremo questa. Ma prima di questa, ragazzi, c'è una finale di Coppa Italia che assolutamente, ribadisco quello che ho detto, l'Inter... Non è un mettere le mani avanti, ma è così: è inutile che rompano tanto il cazzo. È normale che ci romperebbe i coglioni. E, e, e piango se perdo la Champions. Anche se so benissimo che il Manchester City è più forte di me, ok? Ci siamo, ma noi non abbiamo un cazzo da perdere in finale rispetto al Manchester City, così come non l'avrebbe avuto il Napoli e tantomeno il Milan. Okay? Questo si dice, invece gli altri fanno i fenomeni. Quindi abbiamo molto più da perdere domani. Con tutto rispetto, in una Fiorentina che è in due finali anche lei e che è italiano, voi sapete cosa penso italiano e abbiamo visto anche come ci hanno fatto male in campionato, perché se non segna Mkhitaryan all'andata finisce in pari là. sappiamo benissimo la loro presidenza che i primi due anni quando è arrivato mi era anche simpatico perché dava contro i gobbaci, poi si è iniziato ad appecorare, gli ha dato pure i giocatori ed, era so, ed è diventato solo un anti-Inter quindi io assolutamente voglio vincerla dopodomani, la Coppa Italia, perché abbiamo più da perdere lì poi l'altro è veramente un sogno perché è una cosa inaspettata. Questa no, perché insomma... Eh, io lo dico, lo dico da quanto? Quando sono sui social, no? L'Inter dovrebbe arrivare, quantomeno arrivare ogni anno a semifinale finale di Coppa Italia. L'Inter. Invece abbiamo fatto degli anni, ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Quindi basta, questo è eh, ragazzi. Ci aggiorniamo domani per, per la vigilia. Vediamo, sì, lo so, ci sarà la penalizzazione. La, io, io ve l'ho detto qual è, cosa voglio io io lo, per quello puntavo comunque a un pareggio a Napoli mi poteva andare vedendo quella formazione no? l'ho fatto ieri mattina in video però vediamo cosa succede ma detto questo io voglio arrivare in Champions senza, cioè, contando che la Juve ha i suoi punti quello lo sto dicendo da un po' ok? non mi voglio allontanare troppo perché qualcuno eh? Asciughina allegri ha detto che dobbiamo arrivare a sesti e io non ci voglio arrivare a sesto boiade. capito? quindi non me ne frega un cazzo gli daranno 11 punti io voglio che la classifica anche eh, rimanga qua e voglio vedere dove cazzo arriviamo noi perché dobbiamo arrivare lì dentro eh contando anche la Juve basta ragazzi questo era il video ci aggiorniamo domani 14 minuti capo di chezzo parola condivisione dei video iscrizione al canale sempre forza Inter attivate la campanella ciao